sicuramente come si sia convinta a prendere la partita no, ma invece secondo me mercoledì Perugia ha fatto un'altra partita di noi. E comunque per venire qua non c'è bisogno di tante convinzioni, perché è una piazza importante dove hanno voglia di far bene, e quindi è bastato veramente pochissimo a convincere. Senti, sei descritto come un giocatore dall'ottima continuità, soprattutto diciamo molto bravo alla fase difensiva, cioè ti rispecchi in questa descrizione? Sì, sono più difensivista, che sono un terzino che tiene molto la posizione, quando capita posso anche fare qualche sovrapposizione, però mi piace più stare dietro in copertura. Adattabile anche da centrale? Sì, ogni tanto l'ho fatto quando avevo primi anni soprattutto, però preferisco stare terzino. Però se c'è bisogno vado anche volentieri a fare centrale. Un aretino nel Perugia? Visto che poi ad Arezzo ci sono due o tre, almeno l'anno scorso, pilastri della squadra. Sì. Ma problemi ce l'avrò quando torno a casa, sicuramente qualche problemino, ma non è un problema. Almeno per me non è un problema, e anche loro credo che capiranno la mia situazione, comunque io devo giocare a calcio. E Perugia è una piazza importante per me e non volevo perdere questa occasione. Che poi in realtà sono pochi, insomma, quelli che vedono parte, insomma, i veri tifosi, quelli che vanno in curva. Sì, ormai sono rimasti. Un frasi fatto, insomma, più. L'anno scorso c'era poco. L'anno scorso io mi sono fatto male e sono stato fermo i primi 6 mesi, diciamo. E poi dopo sono rientrato e sì, non ho giocato tantissimo. Crociato? Sì. Quindi sarà anche una stagione, insomma, per lanciarti, per riprendere quelli. Sì, soprattutto perché ho voglia di giocare veramente tanto. Senti Mirko, come stai a livello fisico? Bene, ho fatto tutto il ritiro, sempre allenato, tutti gli amichevoli e tutto. Sono stato in panchina in Coppa Italia, comunque. Ora sto veramente bene. Sono riuscito a dare continuità negli allenamenti e questo è stato importante. Domenica mi trova? Conosci qualcuno dei compagni? Ho giocato insieme a Gianni Passiglia e a Cutolo. Poi vabbè, Orazio. Ci siamo giocato contro. Qualche stecca gli ho anche dato, mi sa. Però è niente. No, comunque è un buon gruppo. Tutti bravissimi ragazzi. Io sono arrivato stamattina in primo allenamento e già mi hanno accolto benissimo. Un buon gruppo, veramente. Senti Orazio, chi è il leader carismatico di questo Perugia, almeno così a primo acchitto, insomma dopo un mese di ritiro? No, personalmente diciamo, in una squadra cioè, l'impatto Sergio Ercole Lemo. Io già quando lo vedo mi viene da ridere per la persona, perché è un grande davvero. Però in una squadra io sono convinto che il leader può essere sia quello più, diciamo, più carismatico, oppure anche ragazzino di 19 anni. Cioè, l'importante è coinvolgere tutti, perché chiunque può essere importante per far bene, chiunque, da quello che non gioca mai a quello che gioca sempre. Quindi cioè, il primo impatto è il punto di dirti Ercolano, perché a parte che ci ho sempre giocato contro, lo conosco, quindi mi ha dato sempre questa impressione di Ercole proprio. Perfetto, il cognome suo è perfetto. Ma comunque ripeto, dobbiamo essere tutti, dobbiamo coinvolgere quanto più, cioè tutti, ecco. Senti, credi che in 3-4 giorni la variazione del modulo potrebbe creare ripercussioni, visto che si parla del 4-4-2 dopo un mese e mezzo di 4-2-3-1, oppure pensi che ci si possa adattare abbastanza bene, visto che comunque è un modulo classico? Infatti, penso che ci si possa adattare benissimo, perché meno male, cioè, i movimenti sono sempre gli stessi, poi dobbiamo, cioè, sta a noi anche appunto
dobbiamo mettere anche del nostro, ecco, quindi penso che si può fare benissimo, nel senso che appunto alla fine sono sempre gli stessi movimenti, basta che magari ogni allenatore appunto ha i suoi metodi, quindi magari applicare quello che vuole l'allenatore, però poi alla fine siamo sempre lì, ecco. È un campionato complicato questo del girone di finale. È una domanda che la faccio tutte e due, poi non vorrei rispondere, no? È una domanda di carattere generale. Il campionato è complicato di per sé, questo sud è complicato per questioni ambientali, voi lo conoscete. Quest'anno dove pensate di trovare maggiori difficoltà a livello tecnico e a livello, cioè le formazioni più forti che ritenete e che cosa può decidere? Ma io per esempio ho fatto sia il girone sud che il girone nord, da 2 anni che, che faccio a Padova il girone nord, e sicuramente è una cosa che è ben diversa, appunto gli ambienti che trovi quando vai a giocare in certi posti, però è difficile per noi, è difficile anche per gli altri, quindi non dobbiamo appunto pensare che andiamo a giocare in campi come Cava, Pagani, se no già, cioè, invece dobbiamo costruire invece una mentalità diversa, e sono convinto che questa squadra può far benissimo proprio sotto questo punto di vista. Sicuramente sono partite difficili, ambienti difficili, troverai trasferte appunto anche Castellammare, queste qua, quindi, però ripeto, se dobbiamo far bene non dobbiamo pensare a queste cose. Domenica affrontate il Benevento, che passa per una delle squadre che sono più rafforzate, viene da una promozione, ha speso, ha fatto una squadra veramente di valore, almeno sulla carta. Pensate che questo approccio così difficile vi complica la vita, oppure è meglio così per vedere che passa? Che non passa che ti fatti? No, le domande sono più da Russo perché è stato qui. Beh, ecco, perché è qui da rispetto. E lui c'è tanto. Comunque sì, che passa se ti fatti, no? No, ecco, per capire, insomma, basta subito. No, vabbè, domenica abbiamo già una partita difficile e importante. Hanno fatto anche degli acquisti importanti, ovviamente. In questo momento mi viene di nominare Vacco da attaccante, quindi. Però noi dobbiamo pensare a noi. Era un po' fuori, sono scocciato. Il gioco è là. No, ma noi dobbiamo pensare a Perugia e basta. È normale che dobbiamo anche sapere con chi giochiamo, con la squadra che abbiamo di fronte, però dobbiamo pensare solo a noi stessi.